Buongiorno, bentrovati, benvenuti a Grigi nel Cuore. Dedichiamo mezz'ora alla nostra squadra del cuore, all'Alessandria Calcio. Dopo due partite che si sono giocate questa settimana, naturalmente innanzitutto ricordiamo quella di ieri, che è quella più calda, il pareggio ottenuto a Siena, che da un certo punto di vista è un buon risultato perché comunque pareggiare a Siena non sembrava molto prevedibile. È un po' peggio, da un altro punto di vista, invece il pareggio in casa che abbiamo, diciamo, che siamo riusciti ad ottenere martedì scorso con la Fermana. È stata una partita che poteva andare molto meglio, visto che eravamo anche andati in vantaggio. Comunque, parleremo di tutto questo con il nostro ospite del giorno, che è Fabrizio Pozzi, della Stampa e di Grigi Online. Ciao Buongiorno, Fabrizio. buongiorno a chi ci sta guardando e grazie per l'invito. Allora, grazie a te per esserci. Alla fine della 33esima giornata abbiamo una situazione anche abbastanza, diciamo, pericolosa, perché tutti a 31 punti, perché i nostri avversari comunque sono riusciti ad agganciarci, a parte l'Aquila Montevarchi che ha 27, comunque siamo insieme a San Donato, a Limolese, indietro alla Vispesaro. Cioè, una situazione che da un certo punto di vista è preoccupante, ma tu hai commentato un punticino di speranza sul giornale, sulla Sì, stampa. diciamo che appunto la speranza deriva anche dalla concretezza della prestazione dell'Alessandria al Franchi di Siena, perché comunque l'Alessandria è vero, è stata anche fortunata perché Di Santo ha colpito il palo nel secondo tempo, Di Verani è stato protagonista di alcune buone parate, però oggettivamente mi è sembrata la prestazione di una squadra che non si è ancora arresa, perché una squadra che fosse arrendevole probabilmente non sarebbe stata in grado di portare a casa quel risultato che secondo me è anche un risultato abbastanza prestigioso. Purtroppo questo risultato arriva dopo un solo punto nelle due precedenti partite casalinghe. L'Alessandria era partita nella settimana che si è chiusa ieri, o meglio, dal punto di vista calcistico si è chiusa sabato, però era partita sulla scorta della vittoria con la Recanatese. Poi purtroppo la sconfitta interna con la Lucchese, secondo me, non del tutto meritata. La partita con la Fermana, dove l'Alessandria per una delle tante volte non è riuscita a difendere il vantaggio che aveva inizialmente conquistato, chiaramente purtroppo tolgono un pochettino di valore a un punto che però deve essere importante sul piano del morale per affrontare le ultime cinque partite, che saranno di nuovo tre in casa e due in trasferta. Tra l'altro le due trasferte saranno davvero molto molto calde, perché le trasferte che aspettano i grigi sono a Olbia, quindi in questo momento una squadra che ha 4 punti più dell'Alessandria, e a Montevarchi contro l'Aquila Montevarchi, che in questo momento ne ha 4 in meno dei grigi. Quindi sarà particolarmente importante già anche il risultato col Fiorenzuola di Beh, io domenica, ritengo che sia determinante. determinante vincere in casa con Fiorenzuola. Però se guardiamo il bicchiere mezzo pieno, da quando c'è stato il cambio dell'allenatore, da quando l'allenatore ha cominciato a disporre la squadra con 4 in difesa, 4 al centrocampo, 2. Voglio dire, anche se ieri o sabato era un 1-1, comunque erano due lì davanti, forse un equilibrio in più si è visto, Beh, no? allora diciamo che innanzitutto la formazione che ha giocato sabato era anche molto condizionata dalle Ecco, indisponibilità, ecco, quella che vediamo, ringraziamo naturalmente la regia, Marco Mandirola e Andrea Guala. era fortemente condizionata dalle assenze in attacco, perché l'Alessandria purtroppo ha perso Cori e si teme che purtroppo questa perdita sia prolungata nel tempo. Non disponeva di Silla, che
dovrebbe essere l'alternativa naturale a Cori, e aveva un la Mesta a mezzo servizio che si è scaldato a lungo nel secondo tempo, però poi il tecnico ha fatto altre scelte. Quindi... Però scusami, questa invenzione, no, di rotta un po' più avanti, sini a sinistra, non può essere comunque adottata come soluzione abbastanza diciamo percorribile, no? Direi di sì, perché i centrali Checchi e Sabbione comunque si sono ben comportati a Siena. Io, cioè, il centravanti del Siena è un certo Paloschi, che direi non ha bisogno di presentazioni, e la coppia centrale mi sembra che si sia espressa con grande attenzione. Sabbione secondo me è stato uno dei più positivi, e anche lo stesso Checchi non ha, direi, commesso particolari sbavature. Questo permette di spostare Sini come esterno sinistro e nello stesso tempo far rifiatare Nunzella, che nelle ultime uscite non è sembrato brillantissimo. Nunzella è uno dei giocatori dell'Alessandria che ha giocato di più comunque in questa stagione. Rota abbiamo visto che è un giocatore molto duttile, però è uscito anzitempo a Siena, quindi sono ancora da valutare le sue condizioni, perché purtroppo ha chiesto il cambio, e in questo momento un infortunio in questo momento, vediamo quello di Cori, può essere molto 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 insidioso e difficile da recuperare in breve tempo. Raimondo ha scritto che questo 0-0 ottenuto a Siena di per sé è un buon risultato che fa morale, ma con gli altri risultati invece fa poco in classifica, si muove poco in classifica. Questo è vero, ma analizzando anche il gioco, analizzando l'approccio, il fatto che non prendiamo più gol nei primi 3 minuti o nei primi 15 minuti può forse farci pensare che andrà meglio nelle ultime partite. Allora è chiaro che continuando a pareggiare di strada se ne fa poca, perché è evidente che l'Alessandria ha bisogno come il pane di tornare a fare i 3 punti. L'occasione sarebbe proprio quella con il Fiorenzuola, perché non dimentichiamo che il Fiorenzuola è una squadra che è stata anche prima in classifica, addirittura nel girone d'andata tra l'ottava e la nona giornata aveva vinto 5 partite di fila ed era andata addirittura in testa alla classifica, ma nel girone di ritorno in 14 partite ha ottenuto 6 punti, ne ha perse 10, ne ha pareggiate 3 e ne ha vinta una. Questo vuol dire che è una squadra in grave crisi. Sabato ha perso 4-0 in casa con il Pontedera, anche se spesso leggo nelle cronache che si tratti di risultati un po' bugiardi rispetto alle prestazioni del Fiorenzuola. Quindi è anche qui un avversario che sarà da prendere con le molle, e penso che anche loro siano consapevoli del fatto che in caso di sconfitta sarebbero pienamente trascinati nella lotta per evitare i play-out, perché l'Alessandria in questo momento si ritrova a 7 punti dal Fiorenzuola, e quindi diventerebbe importantissimo riuscire ad accorciare quantomeno questa distanza. Esatto, partiamo da lì. Allora, però adesso facciamo una cosa, guardiamo i risultati, chiedo alla regia se possiamo mettere la grafica dei risultati e poi della classifica, perché ne abbiamo parlato molto. Adesso tu hai parlato dei 4 gol che ha preso il Fiorenzuola in casa col Pontedera, e mi sembra una nota da sottolineare. Nel senso che Fiorenzuola non è imbattibile, poco più in alto di noi, arriverà al Moccagatta e non possiamo far altro che sperare che stavolta quel famoso detto "i grigi sono da salvare", questo famoso slogan, sia proprio, si metta in atto con una bella vittoria domenica. Allora, Aquila Montevarchi ha perso in casa 2-1 con Limolese, anche questo è un risultato abbastanza... Di grande rilievo, perché ha permesso al Limolese di rientrare pienamente in corsa, di raggiungere Alessandria e San Donato Tavernelle a quota 31, anche se resta sub iudice
qualche situazione amministrativa in casa imolese, quindi in questo momento l'Imolese comunque è a 31 punti insieme all'Alessandria e al San Donato. Poi Reggiana Torres 1-0, questo risultato invece tiene ferma la Torres a 34 punti, che non è distante da noi, quindi Siena Alessandria 0-0, Fermana perde in casa col Vispesaro 1-0, poi Fiorenzuola, come abbiamo detto, 0, Pontedera 4, Gubbio 2, Lucchese 0, ecco questo è un altro risultato importante, Olbia 1-1 con la Carrarese, Rimini 1, Recanatese 2 e poi abbiamo ancora Virtus Entella 4, San Donato 1, anche qui altri 4 gol, Virtus Entella conferma di meritare la posizione in classifica. E poi ci sarà invece ancora Cesena, giusto? Sì, giocheranno questa sera il posticipo. E qui andremo a vedere, però dal punto di vista, diciamo, della nostra classifica non cambia molto, sarà importante per il Cesena probabilmente, cioè per tutte e due, ma per il Cesena sicuramente diventa importante per Cesena e Ancona in zona playoff. 63 punti, esatto, perché insomma Cesena potrebbe essere candidato veramente alla promozione. Sì, non dimentichiamo che il Cesena poi sarà avversario dell'Alessandria nell'ultima giornata di campionato, arriverà qui al Moncagatta e bisognerà vedere in quale posizione di classifica sarà, perché sappiamo sempre che l'ultima giornata spesso riserva delle sorprese, perché alcune squadre hanno già raggiunto il proprio obiettivo e non possono fare meglio, quindi un occhio a quello che fa il Cesena secondo me è sempre importante, certo. Come un occhio nei confronti di ciò che fanno Reggiana e Virtus Entella, che sono le prime due, è sempre importante da tenere, perché nelle prossime partite saranno avversarie di diverse delle concorrenti dei grigi nella corsa salvezza, e se sono entrambe in corsa per la promozione questo potrebbe essere anche un minimo vantaggio, però qui entriamo sempre più nel campo delle ipotesi, entriamo sempre più nel campo del chissà che cosa può accadere, mentre l'Alessandria deve guardare innanzitutto i propri risultati. Beh, hai detto giusto, perché in effetti i play-off, se vogliamo play-out, sono nati proprio per evitare, come si può dire, il biscotto dell'ultima giornata, però comunque una forma di, come posso dire, soddisfazione magari una squadra ce la può avere, no, può essere più che altro adesso stimolato. Perché facciamo per l'esempio del Cesena, se il Cesena è in una posizione che è quella del terzo posto, e anche vincendo qua il terzo posto non migliora, magari arriva un po' sbottata. Esatto, e magari proprio in ottica playoff magari mette in campo una formazione leggermente meno competitiva, ma non per facilitare l'Alessandria, ma soprattutto per salvaguardare i propri giocatori ed avere poi la miglior formazione possibile nei playoff. Quindi comunque l'ipotesi è abbastanza realistica, perché comunque Cesena ha 63 punti, la Carrarese ne ha 54, quindi vuol dire resta un po' indietro, speriamo bene. Allora potremo vedere adesso il servizio, per chi si fosse messo all'ascolto adesso, di Fabrizio Mattana sul risultato, sul pareggio ottenuto a Siena, e poi magari sentiamo anche il commento di Mister Lauro alla fine, che potrebbe essere interessante proprio in chiave di interpretazione del gioco. La vittoria di due dei contendenti alla salvezza, l'Imolese e la Vispesaro, rendono poco incisivo il punto conquistato in quel di Siena da un Alessandria che rimane quindi in una posizione di classifica preoccupante, seppur in compagnia di San Donato e Imolese, con alle sue spalle solo il fanalino di coda Montevarchi. Veniamo al match fra Siena e Alessandria, che registrava subito il pressing dei padroni di casa, con gli ospiti che però non stavano a guardare, più pericolosi i toscani che impegnavano un Liverani in gran forma. Soprattutto nella ripresa il portiere dei grigi doveva lavorare sodo per sventare alcuni tiri pericolosi. Sua la deviazione su un'azione di Colodel e poi ancora salvando il risultato su un tiro di Di Santo che il portiere riusciva a deviare sul palo. Parata in due tempi al 26esimo su un tentativo da fuori area di Raimo. E deviazione sopra la traversa al 37esimo di una potente bordata di Leone.
Poche e blande le occasioni per l'Alessandria, che ci provava con Checchi su punizione dalla sinistra di Sini. Il punto quindi ottenuto contro una squadra forte come il Siena è un punto guadagnato, come ha confermato mister Lauro nel dopopartita. Abbiamo cercato di opporci provando a stanarla per poi colpire negli spazi. Il futuro dobbiamo gestirlo partita per partita. Prossimo impegno domenica prossima alle 14.30 contro il Fiorenzuola, formazione che attualmente ha un vantaggio di 7 punti sull'Alessandria. Ma domenica sarà importante anche sfatare il tabù Moccagatta, perché da troppo tempo i grigi non sfruttano il fattore campo. Un buon punto contro una squadra molto forte. Io ho fatto un primo tempo secondo me alla pari, e un secondo tempo dove sono venuti un pochino più fuori loro, hanno avuto un'occasione importante con il palo. Però comunque poi non è che ci abbiano poi inserito poi più di tanto, purtroppo noi non avevamo più tante alternative davanti per fare qualche cambio e quindi ci mancava un po' di forza lassù davanti per poter fargli male. Noi sicuramente ci dobbiamo provare fino alla fine, questo momento della stagione è difficile dire affrontare una squadra, è più facile affrontare una squadra o un'altra, perché comunque ogni squadra è agguerrita, ogni squadra si gioca punti importanti. Affrontare squadre in questo momento o Siena o come Olbia, comunque fuori casa, sono due partite magari con aspetti tecnico-tattici diversi, però comunque complicate, ma sono partite dove noi dobbiamo cercare di fare il massimo e andare a vincere magari anche lì per poterci salvare magari direttamente. Insomma, si possono sottoscrivere, no, le parole che ho messo là. Si possono sottoscrivere, e poi tornando anche alle parole del servizio, che, appunto, nel quale Mattana parlava proprio dello sfatare il tabù del Moccagatta, giustamente. Sì. C'è anche un altro tabù da sfatare, perché il Fiorenzuola è quasi una bestia nera dell'Alessandria, perché in 14 occasioni, in 14 precedenti, Alessandria ha vinto solo una volta contro il Fiorenzuola, quindi sarebbe il caso di rinverdire un po' questa statistica e ritrovare, appunto, ritrovare i tre punti. Molto, molto sarà importante anche vedere le condizioni di Silla, di Lamesta, Cori. Cori direi che, come dicevo prima, probabilmente lo vedremo più avanti, non so se basterà questo campionato, perché la dinamica dell'infortunio muscolare che ha avuto purtroppo lascia poche speranze. E poi comunque c'è appunto il discorso delle condizioni di Rota, quindi bisognerà anche vedere in funzione dei giocatori che saranno a disposizione quale tipo di assetto potrà essere individuato, anche perché le formazioni che sono state alternate nei tre impegni in 8 giorni sono state anche frutto di un turnover necessario, perché gli impegni erano molto ravvicinati e alcuni dei giocatori non sono in condizioni fisiche molto brillanti, vuoi perché hanno giocato molto, vuoi perché rientrano da infortuni, e cito Speranza per esempio, quindi bisognerà fare molta attenzione, mister Lauro dovrà fare molta attenzione nello scegliere l'11 iniziale per avere un equilibrio che possa essere eventualmente anche ritoccato a gara in corso. Da Mesta quindi quante possibilità potrebbe essere di poter allora, essere utilizzato? Per quello che si è visto fino adesso, Lauro interpreta la Mesta come un giocatore che può spaccare la partita se subentra a partita in corso, ed è una definizione che io mi permetto anche di condividere. Anch'io. Se parte dal primo minuto, gli avversari forse riescono a prendergli un po' più facilmente le misure. Lui ha una grande progressione, è molto abile nel centrare il pallone. È chiaro che se l'Alessandria però non ha una torre in mezzo all'area, diventa poi quasi poco produttivo il suo impiego. Quindi io credo che la scelta sia quella, e sono convinto che sabato a Siena non lo abbia schierato, primo per non
rompere un equilibrio che l'Alessandria comunque aveva trovato. E in seconda battuta perché comunque veniva da uno stato febbrile che lo aveva fermato nel turno di martedì con la Fermana e gli aveva impedito di fare almeno altri 2 o 3 allenamenti con la squadra, quindi evidentemente non era in condizioni brillanti. Però sono d'accordo con te quando l'ingresso di Lamesta, anche combinato con Martignago e Galeandro, mi sembra che cambi sempre il passo della squadra quando si trovano insieme. Chissà che questo trio, se giocherà sì, può essere una delle opportunità. Può essere. Anzi, a proposito, possiamo, visto che non abbiamo più moltissimo tempo, guardiamo il servizio della partita di martedì, come dove più male. O meno si è verificata una situazione di questo genere, che abbiamo pareggiato anche in questa occasione, ma a caso. Non è bastato all'Alessandria Calcio il sostegno di un migliaio di ragazzi appartenenti alle formazioni giovanili della provincia per avere la meglio su una Fermana che dopo lo svantaggio del primo tempo nella ripresa ha tentato il tutto per tutto per agguantare almeno il pareggio, riuscendoci. Così in un Moccagatta molto colorato e giovane i soliti errori hanno bloccato ancora il cammino dei grigi che hanno dovuto accontentarsi di un punto poco utile ai fini salvezza. Alessandria che si presentava senza Silla e Lamesta, out per un attacco febbrile e che nei primi 45 minuti dopo un inizio in quarta degli ospiti avevano buone possibilità di portarsi in vantaggio, prima con Cori che su cross di Martignago era troppo scoordinato. Ancora Martignago era impreciso poco dopo, ma sugli sviluppi di una punizione battuta da Sini al 20esimo, su un ottimo assist di Sini, riusciva a battere Nardi. Fino all'intervallo gli attaccanti grigi erano sugli scudi e sfioravano il raddoppio prima con Martignago, poi con Gazzul nel recupero. Secondo tempo che vedeva gli ospiti decisi a riequilibrare le sorti dell'incontro. Ci andavano vicino con Nelli e Busato. Quest'ultimo al 19esimo non falliva il tapin a tu per tu con Liverani. Sul gol degli avversari ci sono state proteste per un presunto fuorigioco. Il calo iniziale dell'Alessandria, complici gli infortuni di Cori e di Guillaume Renault, a questo punto scemava e i padroni di casa cercavano nuovamente il vantaggio. Ci provavano Martignago e Galeandro al 33esimo, Guidetti al 41esimo e Nichetti al 46esimo, ma la palla non voleva entrare in porta. Per l'Alessandria un punto poco utile in vista di un'impegnativa trasferta a Siena. Mister Lauro in conferenza stampa ha ammesso i troppi errori. Credo tuttavia ha spiegato che per noi giocare meglio di così sia difficile. Ha pesato inoltre l'assenza dell'ultima ora di Silla e Lamesta. Ottimo servizio di Fabrizio che ci ha spiegato quasi tutto. Bella la situazione con tutti i bambini ospiti allo stadio Moccagatta, tutti i ragazzi del settore giovanile. Sì, molti settori giovanili delle squadre dilettantistiche della provincia di Alessandria. Ti garantisco che è stata una proprio emozionante. Emozionante, quello che hai detto anche io. Proprio diretto. Molto, molto pulito. È stata un'iniziativa molto, molto azzeccata. Innanzitutto ha permesso di rivedere finalmente il rettilineo popolato di tifosi e in questo caso ma tifosi. Sentire le urla di questi ragazzi ogni volta che uno dei nostri toccava la palla era veramente toccante. Peccato che bello il tifo. Peccato così. Che non sia davvero bastato, come giustamente ha sottolineato Fabrizio nel suo bel pezzo, che non sia bastato quel sostegno. Avrebbero meritato di vedere una vittoria che è sfuggita per poco, è sfuggita per un errore difensivo grave, l'ennesimo purtroppo, che condiziona la stagione dell'Alessandria. Dovremmo sottolineare comunque sempre le prestazioni anche di Liverani, che voglio dire si sta rivelando affidabile su moltissime cose. Sì, beh, purtroppo lui ha sulla coscienza un gol, ma ne ha sventati molti altri. Importante la prova di Martignago soprattutto nel primo tempo e nel dopo partita, quando mister Laura ha detto non possiamo giocare meglio di così, si riferiva però soprattutto alla prima frazione, quando l'Alessandria veramente
avrebbe meritato quantomeno il doppio di raddoppiare. Vantaggio. Se guardiamo allora il prossimo turno, perché siamo arrivati al termine, l'Alessandria giocherà in casa con Fiorenzuola domenica 26, quindi anche in questo caso una chiamata alle armi di tutti i tifosi, mi raccomando, cercate di esserci allo stadio, poi seguiremo anche le altre partite. Non abbiamo scritto l'ora perché non sono ancora definitivi. 14.30. 14.30, sì, ma dico anche quelli degli altri, per cui ci sono molti cambiamenti. Grazie a Fabrizio Pozzi per essere stato qui con noi e grazie a tutti voi per aver seguito anche questo appuntamento di Grigi nel Cuore. Ci rivediamo lunedì prossimo. Arrivederci. Grazie alla regia. Grazie.